Salve, oggi facciamo un piccolo paesaggio, un gruppo di alberi su una spiaggia, proprio al limitare tra mare e terra, per cui saranno tre tamerici più o meno della mia zona, quindi un posto abbastanza conosciuto che sarebbe Torre del Sale. A parte questo, andiamo avanti. Quindi, come vedete, è una tavoletta di medio density, che ho trattato velocemente con una sola mano di gesso acrilico, per cui è fatto molto molto velocemente. E niente, prepariamo i nostri colori. C'è la nostra tavolozza, c'è un po' di bianco già che ho messo, e ne mettiamo un altro poco. Ecco qua, allora, un po' di bianco, c'è un po' di sporco, ecco. Un po' di bianco. Chiudiamo il barattolo e siamo a posto. E prendiamo anche un po' di celeste Chan e ci facciamo subito il cielo. Intanto mettiamo qui questi due colori. Non ci servirà molta roba per il momento. E questi li mettiamo via. Ok, prendiamo un bel pennello abbastanza ampio. Questo va bene, anche se insomma, è anche un po' grosso. Ma insomma, facciamo prima. Ora, inizialmente ci serve soltanto come fondo, diciamo così, poi casomai piano piano poi lo andiamo a fare. Ecco fatto. Quindi ecco. Un cielo abbastanza tranquillo, sereno, quindi senza tanti movimenti di aria. Ora mi sembra ci sia un po' troppo riflesso di luce. Vediamo un po' se riesco a cambiare posizione alla lampada. Ok, ho cambiato posizione la lampada, spero che sia un po' meglio, perché io vedo un poco qui, c'ho un monitor che mi fa da spia, però non riesco a vedere più di tanto. Quindi ecco qui. Come detto, adesso facciamo un cielo abbastanza tranquillo, però luminoso. Per il momento ci basta una leggera mano e poi andiamo a incrementare eventualmente più avanti. Ma quello che mi interessa non è tanto il paesaggio in sé, quanto farvi vedere appunto come poter realizzare delle piante. Vegetazione semplice, sono delle tamerici che sono delle piante molto particolari perché vivono quasi sempre ai bordi del mare, sulla costa, e hanno sempre delle forme molto martoriate, molto particolari, molto contorte. Devono continuamente combattere col vento, col mare, con un po' di erosione, per cui sono sempre in bilico, un po' come siamo noi, no? Ok. Facciamo un pochino di questo rosso, giusto una puntina, e andiamo a fare un po' di base, eh? Un po' più colorata, un po' più calluccia, diciamo così, che poi viene una sorta di viola chiaro, che è molto simpatico, mi piace questo colore. Allora, come vedete ho preso un blu scuro, un verde, mettiamoci un po' di giallo, giallo dov'era? Giallo, 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 eccolo qua, c'è un giallo. Ecco qui. E con questo ci siamo, anzi facciamo una cosa, mettiamoci anche un poco di nero, così abbiamo, ecco, ci abbiamo messo lo straccio sopra, ecco fatto.
Vale, così abbiamo più o meno quello che ci serve. Allora, li mettiamo abbastanza centrali. Di solito vi dico non mettiamo niente di centrale, ma stavolta però abbiamo fatto una cosa abbastanza diversa. Come vedete abbiamo fatto un orizzonte molto molto basso, per cui c'è una specie di vista dal basso verso l'alto, quindi è un po' inconsueta, diciamo così, non è certo chissà cosa, però insomma, è questo il motivo per cui ci possiamo anche così, diciamo, avventurare in questa visione un po' centrale. Ok, allora, cercando di non farla troppo centrale, allora, qui ci facciamo i nostri tre alberi. Adesso lo disegno sì sinteticamente, ma in pratica poi non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare tanto disegno. Ok, allora, i colori sono questi qui. Questo lo leviamo che dà fastidio. Ok, allora. Neanche un po' di nero, ammazziamo tutto. Ecco, andiamo a fare le parti scure. Decidiamo per la luce che viene da questa parte qui. Quindi, anche se con le piante non è sempre facilissimo trovare un'ombra decente, però insomma, diciamo che grosso modo la luce è da qui, quindi luce, ombra, luce, ombra, luce, ombra. Usate un pennello abbastanza brutto, insomma, no, che non sia proprio liscio, tranquillo, morbido, insomma, un po' martoriato, un po' schifosetto, va benissimo. In questi casi, insomma, è bene avere una cosa che non sia proprio eccezionale. Ecco. E questo è il nostro. I nostri alberi. Ecco qui. Boh, giriamo la tavolozza così non rischio di prendere colori sporchi. Andiamo a fare un po' di vegetazione. Allora, sempre in maniera abbastanza sempliciotta andiamo a rifinire Non usate il pennello molto grasso e non c'è bisogno di fare grossi riempimenti, per cui ecco. Ora naturalmente ci sono tanti modi per fare vegetazione, alberi, eccetera, eccetera, per cui questo è un modo, non è il modo né il migliore né il peggiore, è uno dei tanti, per cui poi ognuno deciderà come se la vuole giocare. In quanto ci sono, come posso dire, sistemi, tecnica impressionista, quella un pochino più di macchia, proprio dove si mette la pennellata, tipo così, e ci si lascia, no? E quindi è un modo appunto impressionista, rapido, immediato di rappresentare. E invece c'è quello un pochino più delicato, quello di punta di pennello, un po' infantile. Per cui non, cioè, ognuno poi detto, se la gestisce, se la vede e se la gioca come gli piace di più. Ok, a questo punto riprendiamo un po' il lavoro. Avevo interrotto perché mi è arrivato un messaggio a cui ho dovuto rispondere. Quindi, allora. Riprendiamo un po'
il colore, non lavoro perché mi sono un po' perso dietro le luci, le telefonate e tante cose che mi danno un po' fastidio quando arrivano tutte insieme. Ok, allora, un po' di colore. Dove ho messo il pennello? Ho perso il pennello. Ah no, ecco. Ok, allora, pennello quasi asciutto, andiamo a fare un po' di vegetazione. Qui c'è un po' di pianta un po' secchina, un po', quindi andiamo a che se andate un po' sopra, diciamo, quello che vorreste fare, poi si può riprendere facilmente, eh? Quindi a volte ci si va proprio volontariamente su per poi poterlo riprendere. Okay, a questo punto gli diamo, ecco, ora andiamo a riprendere un po' con le i rami e la parte solida. Allora, ok, allora andiamo a riprendere un po' tronchi e rami. Ecco. Poi andremo a dare anche un po' di luminosità, ma adesso tanto lo dobbiamo riprendere, per cui adesso è soltanto per non perdere, diciamo così, un po' del disegno minimo. Ok, una leggera asciugata. Ok, diamo un po' di movimento a queste piante, eh. Pennello, usate il pennello sempre abbastanza asciutto, non andate con un pennello troppo carico. Poi, insomma, e ve lo lavorate così piano piano senza grandi problemi.
un po' più di Ok, ci siamo. Ora qui sembrano colori molto forti, poi asciugando avete visto i colori si smorzano un po', quindi a volte è meglio caricare un po' di più in modo da, diciamo sì, da prevenire una certa opacità poi una volta asciugato. Ok. Casomai qui ci possiamo anche allungare un pochino con i tronchi, forse è meglio. Ora asciughiamo un pochino e poi ok, ora riprendiamo un pochino queste parti che avevamo lasciato un po' in disparte prima e ci andiamo a riprendere i nostri spazi. Come detto prima, anche se andate sopra, non cambia assolutamente niente, vedete? Si riprende facilmente e ci aiuta anche in un certo verso a modellare la pianta. Quindi non ci sono mai problemi di ho sbagliato, come farò? Si rimedia in un attimo. Ora qui facciamo un po' di luce tra gli alberi, tra i rami.
Ok, ora asciughiamo un attimo e ci siamo quasi, eh. Questo possiamo aprire ora. Giusto per riprendere il colore. Asciughiamo, ci riportiamo un po' questo rosato qui sotto. Già che ci siamo, ripigliamo anche qui sopra, così almeno questo è fatto. Perfetto. Ora naturalmente non è che ci dobbiamo mettere a fare per forza tutti i rametti, tutte le cose che ci sarebbero, ci sono in un albero, se no diventa poi una cosa minuziosa, insomma, è tutta un'altra cosa. Quindi,
Eccoli. Io direi che va bene così. Alla prossima. Ciao.